benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. All'aeroporto di Catania è cominciata la bonifica del terminal danneggiato dall'incendio, intanto è stato effettuato un primo sopralluogo nell'ex stazione Morandi, il terminal B, che potrebbe riaprire a breve. Si valuta anche l'alternativa Sigonella a Comiso, intanto atterraggi e decolli ridotti per l'arrivo delle frecce tricolori. A Catania mancano 700 vigili urbani, fanno anche turni straordinari, ma è sempre più difficile garantire la loro presenza per sicurezza e controlli in tutti i quartieri. Sotto la morsa di Caronte, i sindacati insistono nei cantieri, la salute è a rischio. Oltre i 35 gradi è necessaria la cassa integrazione. Nel messinese interventi i vigili del fuoco per numerosi roghi. Un piano di matrice fascista per screditare la magistratura scomoda. Arresti e perquisizioni della DIA di Caltanissetta durante un'indagine sugli interessi dell'eversione nera nella strage di Capaci. Calcio, il Catania ha presentato il nuovo tecnico Luca Tabiani, è visibilmente emozionato, l'allenatore dice è un onore allenare qui. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale ancora con i disagi all'aeroporto di Catania, dove si lavora per ripristinare la normalità dello scalo. È cominciata la bonifica del terminal danneggiato dall'incendio, sopralluogo anche nell'ex stazione Morandi, il terminal B, che potrebbe aprire a breve il servizio. Continua la riorganizzazione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania dopo l'incendio che ha danneggiato una parte del terminal A, causando gravi disagi al traffico aereo nazionale ed internazionale. Dall'aeroporto di Fontanarossa vengono effettuati attualmente 4 voli ogni ora dall'alba a tarda sera. Questo ridimensiona i numeri sugli altri scali siciliani e calabresi che hanno supportato la riprotezione delle tratte in partenza e in arrivo da Catania prima dello stop. Proprio in queste ore nel terminal danneggiato ha cominciato a lavorare la ditta specializzata per ripulire la zona e renderla nuovamente fruibile al personale e ai passeggeri nel più breve tempo possibile. È stato effettuato un primo sopralluogo al Terminal B, ex stazione Morandi, per verificare l'utilizzo immediato. Alle verifiche hanno preso parte i vertici di SAC, ENAC, Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e rappresentanti del Comune. Nelle stesse ore continuano le interlocuzioni con l'aeronautica militare per capire come organizzare altri voli su Sigonella. Nell'ottica di alleviare i disagi dei viaggiatori e ritornare quanto prima alla normalità, la SAC ha avviato le procedure per ampliare la capacità del Terminal C con l'installazione di una tensostruttura che potrebbe essere operativa già nelle prossime ore. Il terminal allargato dovrebbe smistare più passeggeri e quindi consentire un numero maggiore di voli in partenza e in entrata. Dall'aeroporto Falcone Borsellino sono stati riprotetti 24 voli, tutti internazionali. Sullo scalo di Palermo si era accesa la polemica politica tra Schifani e vertici GESAP. Per evitare un ulteriore cortocircuito di comunicazione, il ministro Musumeci chiede di uniformare con un'unica governance la gestione dei 6 aeroporti siciliani. Contro Catania e Comiso invece si scaglia Cateno De Luca, che chiede le dimissioni di SAC. Intanto Consumatori stima che almeno 250.000 viaggiatori sono stati coinvolti dai disagi, con un danno di immagine inestimabile per la Sicilia. Intanto i viaggiatori all'aeroporto di Catania, quasi una settimana dall'incendio, hanno sempre disagi, il copione non cambia, caos organizzativo, carenze di informazione su scali e voli sostitutivi. Il servizio di Emanuela Corsi. Dobbiamo andare a Milano, cioè in realtà dovevamo andare a Torino. Volo Ryanair partiva da Trapani, non siamo riusciti ad arrivare in tempo. Abbiamo comprato 3 biglietti con Wizz Air per Milano, doveva partire di qua, non parte, dobbiamo andare a Comiso. Io non so più come fare, nessuno ci dà indicazioni, nessuno ci dice niente, sono disperata. Era una vacanza di piacere? Sì, è diventato un incubo. Vacanze da incubo e passeggeri disperati. A Fontanarossa, dopo 5 giorni dall'incendio divampato all'interno del Terminal A, regna ancora il caos. Il numero degli autobus supera di molto quello degli aerei in arrivo e partenza. La stragrande maggioranza delle persone viene dirottata negli altri scali. Da Comiso. Da Comiso. Con quale compagnia? Con Wizz Air. Per andare dove? A Milano. Questi signori arrivano da Boston, erano partiti 9, ma sono stati separati e dirottati su voli diversi. Abbiamo atterrato a Roma. Però siamo 9. Però i voli non c'erano, 5 l'hanno messo per Reggio Calabria.
I miei suoceri, i suoi genitori sono ancora sull'aereo. Disagi e ritardi anche per gli stranieri. Questa signora doveva tornare in Svezia martedì scorso. But we should went on Tuesday. Quasi tutti si lamentano perché le comunicazioni sono in ritardo, approssimative o inesistenti. Non c'è niente di certo, la gente non sa se arriva a Catania, se arriva il giorno prima, ti dicono se vai a Comiso, se vai a Trapani, se vai altrove. Che purtroppo dovevamo partire stamattina ma non ci hanno fatto sapere niente, ora un'alternativa tramite l'agenzia perché Volotea non ci ha comunicato nulla, stiamo cercando di partire da Comiso. La compagnia non le ha detto niente? Niente, nemmeno ho chiamato, manco mi hanno risposto, a pagamento niente, proprio niente, a zero, la voling. C'è chi punta il dito contro il personale della SAC, che non assisterebbe a sufficienza il grande numero di passeggeri in transito a Fontanarossa. Loro sono inesistenti. Addirittura la cosa ancora più grave è che c'era gente che stava partendo per Trapani e non sapevano neanche se il loro aereo partisse realmente da Trapani. C'è chi, nonostante i disagi, però cerca di non perdere il sorriso. Che confusione sarà perché ti amo. E intanto a Comiso, all'aeroporto, si continuano a gestire arrivi e partenze dirottate appunto da Catania per i disagi. Ma ieri insomma ci sono stati meno movimenti perché sono arrivate le frecce tricolori. Ce ne parla Laura Curella. L'aeroporto di Comiso continua a gestire voli dirottati da Catania, ma nel fine settimana limiterà i movimenti giornalieri da 60 a 45 perché sono arrivate le frecce tricolori che domenica pomeriggio si esibiranno a Donna Lucata. I passeggeri continuano a lamentare disagi dovuti alla cancellazione e alla riprogrammazione dei voli. Noi dovevamo partire da Catania e ieri sera alle 9 ci hanno spostato il volo per Comiso per andare a Lampedusa. Quindi speriamo bene. Deve partire con un volo Linate Catania di ITA Airways e ieri pomeriggio verso le 3:30 gli hanno comunicato via mail che il volo è stato cancellato e quindi in fretta e in furia abbiamo dovuto riacquistare un volo, ovviamente pagandolo il triplo di quello che avevamo pagato precedente, con un altro operatore che è Aeroitalia, però partendo da Orio per arrivare qui a Comiso. Andando a Berlino, sperando di trovare un po' più fresco perché siamo stanchi. Dovevamo partire in realtà lunedì, quindi abbiamo atteso 4 giorni più o meno. L'emergenza deve essere gestita e quindi c'è un numero di passeggeri 20 volte superiore a quello previsto. Normalmente questa è una stazione che può ospitare 500 passeggeri, ne transitano oltre 11.000 al giorno. Stiamo lavorando H24 con tutti i collaboratori, grazie anche alle forze dell'ordine, agli enti di Stato, ENAC, che ci supportano, protezione civile. Stiamo cercando di alleviare i disagi. Da lunedì lo scalo Ibleo tornerà pienamente a disposizione delle eventuali richieste da Fontanarossa, in attesa della completa operatività di Catania. Un'anziana turista tedesca è morta dopo aver avuto un malore mentre era in escursione insieme al marito e al nipote nelle zone al di sopra degli impianti turistici del rifugio Sapienza nel versante sud dell'Etna. Avvertiti dalla centrale operativa del 118 nel primo pomeriggio di ieri, i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti nella zona con il soccorso alpino della Guardia di Finanza insieme ai sanitari del 118, ma nonostante i tentativi del marito della vittima, che è medico e che ha avviato le manovre di rianimazione dopo che la moglie si è accasciata, non c'è stato nulla da fare. Adesso spostiamo a Catania perché in città mancano quasi 700 vigili urbani previsti nella pianta organica del comune. Gli agenti si adoperano, quelli che ci sono ovviamente, anche con turni straordinari, ma diventa sempre più difficile garantire la loro presenza costante e diffusa in tutti i quartieri per garantire sicurezza e controllo. Il servizio. Sottodimensionato, con una media età tra i 50 e i 60 anni, è spesso oggetto di critiche degli utenti che li vorrebbero più presenti in strada per avere una percezione di sicurezza che oggi non c'è. Stiamo parlando del corpo della Polizia Locale di Catania che, nonostante le criticità finanziarie dell'ente e l'annoso blocco del turnover, prova a svolgere tutte le attività istituzionali assegnate. Questi sono i normali controlli di routine commerciali su sede ambulante, quindi è un controllo che effettuiamo ovviamente a scacchiera quando ce n'è la possibilità, ma è un lavoro quotidiano che colpisce ogni zona così in maniera random
per poter tenere testa a quello che è purtroppo il grave fenomeno dell'ambulantato, soprattutto quello illegale. L'utente all'accertamento risultava essere sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta dal 2016. E non ha con sé neanche il libretto. Qui siamo in Piazza Mancini Battaglia, una delle zone dove si commettono il maggior numero di infrazioni al codice della strada. Sì, esatto, doppia fila. Lei ha sbagliato sempre, però non ci siamo noi e magari gli è andata bene. Purtroppo molti sono senza patente, circolano senza patente, senza assicurazione, senza casco. E noi, per quanti siamo, che non siamo purtroppo tanti, cerchiamo di fare del nostro meglio per far osservare le norme comportamentali al codice della strada. A fronte delle 975 unità previste, attualmente il corpo ha 246 unità di ruolo e 46 a tempo determinato, con scadenza il 31 agosto 2023. Buona parte di questi ultimi sono fuori servizio per smaltire le ferie contrattualmente maturate. Della proroga se ne discute, ma ancora nessuna risposta. Molte le segnalazioni alla nostra redazione sui distacchi di energia elettrica a Catania e in ragione di questi disservizi che hanno interessato anche ospedali cittadini che lamentano anche la mancanza di acqua. Il sindaco Trantino ha chiesto al prefetto di attivare un tavolo di crisi che è stato prontamente convocato. I tecnici dell'Enel Distribuzione, dice il primo cittadino, hanno avuto modo di far presente come l'eccezionale ondata di calore che da giorni interessa la Sicilia e i conseguenti incrementi dei carichi stanno dando luogo a un'elevata mole di disservizi a carico della rete elettrica. La stessa società ha comunicato che sta fronteggiando tale situazione attraverso un'organizzazione straordinaria di tecnici e mezzi che stanno operando H24. I rimedi disposti, osserva il sindaco, dovrebbero consentire a Sidra e a Coset, che sono le due società di gestione del servizio idrico, piena operatività. Interviene anche la CGL, secondo cui è importante che il servizio idrico integrato parta il prima possibile in modo che un unico ente gestore possa risolvere varie problematiche legate all'acqua. E proprio di caldo continuiamo a parlare, perché parliamo di caldo legato al lavoro. I sindacati sono sul piede di guerra nei cantieri edili, ad esempio sopra i 35 gradi, secondo appunto i sindacati, dovrebbe scattare la cassa integrazione. Lo stesso allarme vale per altri lavori tutti esposti e molto faticosi e nelle gallerie, per esempio, sia oltre i 40 gradi. Marco Culla. L'ondata di caldo che sta investendo la Sicilia sta mettendo a repentaglio anche tantissimi lavoratori, soprattutto quelli del settore edile. I sindacati sono sul piede di guerra e come ogni estate hanno inviato alle aziende una comunicazione in cui danno indicazione di rimodulare l'orario di lavoro e di sospendere le attività più a rischio con temperature al di sopra dei 35 gradi. Ma ovviamente non tutti la rispettano. Qui siamo a Palermo, intorno a mezzogiorno, ancora tanti operai edili stanno continuando a lavorare nonostante i 38 gradi che oggi ci sono sul capoluogo siciliano. Il grande caldo di questi giorni rende difficile lavorare nei cantieri edili, mettendo anche a rischio la sicurezza dei lavoratori. Per questa ragione, come Filca, abbiamo chiesto a tutte le imprese di modificare i turni di lavoro, concentrando le lavorazioni nelle ore più fresche della giornata. Laddove questo non è possibile, chiediamo che si faccia ricorso alla cassa integrazione per caldo, perché la sicurezza del lavoratore deve essere sempre messa al primo posto. L'allarme generale per tutti i lavoratori del settore esposti a lavori faticosi all'aperto. I sindacati sottolineano in particolare le condizioni in cui operano lavoratori impegnati in attività di scavo dentro le gallerie. Ma a lavorare in queste caldissime giornate di estate all'aperto ci sono anche altre categorie di lavoratori, come i camerieri o anche i rider, che a volte anche in bici devono effettuare consegne negli orari più caldi. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, altri 157 migranti sono arrivati su 5 barchini nell'isola da mezzanotte, gli approdi salgono a 27. Nell'hotspot sono al momento presenti 2.213 persone ed è tensione nell'isola, 11 migranti, tutti minorenni che sono riusciti ad allontanarsi dall'hotspot, hanno danneggiato un'autovettura posteggiata in una delle traverse di Via Roma e hanno tentato di rubare
all'interno del furgone di un corriere. I giovani migranti sono stati ritracciati e bloccati nel giro di poche ore. Intanto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha annunciato che un nuovo hotspot nascerà probabilmente fra ottobre e novembre in quella che è l'ultima porzione di area portuale del porto di Porto Empedocle. Lì saranno collocati dei moduli abitativi che potranno ospitare circa 250 persone. La cronaca, un piano di matrice fascista per screditare la magistratura scomoda, lo ha scoperto la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta durante un'indagine sugli interessi della versione nera nella strage di Capaci. Le intercettazioni hanno permesso alla DIA di eseguire due ordini di arresti domiciliari, uno dei quali è nei confronti di un noto avvocato ex deputato del Movimento Sociale, oggi novantenne. Il servizio di Mario Viola. Un piano per creare un osservatorio, di per sé lecito, sull'attività della magistratura, nell'ambito del quale però mantenere riservate alcune figure, raccogliere informazioni e poi screditare i magistrati sgraditi. Un piano gestito da esponenti di organizzazioni neofasciste e in particolare da un avvocato, ex deputato missino, ultranovantenne. È quello che ritiene di aver scoperto la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Così la DIA Nissena ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per l'avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romero. Ma le accuse nei loro confronti sono soltanto di false informazioni al pubblico ministero, aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage. L'inchiesta nasce da intercettazioni che avrebbero rilelato il progetto. Dell'osservatorio dovrebbero far parte anche componenti occulti per colpire alcuni magistrati non graditi. Il progetto prevedeva la richiesta di appoggio anche ad altissimi livelli del potere esecutivo, dunque del governo, un appoggio che secondo gli interessati sarebbe già arrivato. Tuttavia nessun esponente delle istituzioni è indagato. L'inchiesta è comunque una costola di un'altra indagine su presunti interessi della versione nera nella realizzazione della strage di Capaci. Rilevante proprio il nome del novantenne Stefano Menicacci, ex deputato missino, difensore storico dell'eversore nero Stefano Delle Chiaie. Menicacci, già sospettato di falsa testimonianza dalla Procura di Bologna, tra l'altro viene indagato nell'inchiesta sui cosiddetti sistemi criminali della Procura di Palermo, poi archiviata. Si trattò di un presunto golpe che avrebbe visto protagonisti negli anni 90, Cosa Nostra, Massoneria Deviata, pezzi dello Stato ed eversione nera. Adesso occupiamoci di giovani perché droga, psicofarmaci e alcol sono in crescita shock delle dipendenze appunto in questa fascia di popolazione, nei giovani. Nell'ultima relazione del Dipartimento della Presidenza dei Ministri, la novità riguarda l'impennata dei consumi tra, pensate un po', le giovanissime. Giusy Lazzar. Droga, psicofarmaci e alcol, lo sballo sempre più frequente fra i giovanissimi. La crescita shock dei consumi emersa nell'ultima relazione al Parlamento del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La novità preoccupante della relazione governativa riguarda l'impennata di consumi tra le giovanissime. Il quadro che emerge è che si sta assistendo a un cambiamento dei modelli di consumo, soprattutto fra gli studenti, con una riduzione delle differenze di genere. Una generazione dipendente, quella fotografata nell'ultimo anno, e i numeri parlano chiaro. Il 27,9% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha utilizzato droga nel 2022, l'anno scorso era il 18,7%. Uno su quattro ha consumato cannabis, la sostanza illegale più utilizzata, i numeri assoluti sono 600.000. Per molti l'uso è quotidiano e si abbassa anche all'età a 14 anni, periodo in cui gli studi documentano che è in grado di fare più danni. Quasi 2 milioni gli adolescenti che dicono di bere superalcolici. La quota di quanti si sono ubriacati nell'ultimo anno è del 50% tra i 18 e i 24 anni. Quasi l'11% dei ragazzi sono consumatori di psicofarmaci, con picchi che riguardano proprio le ragazze. Abitudini che diventano vere e proprie dipendenze con ripercussioni anche sulla salute. Una vera emergenza che fa registrare un aumento dell'utenza al pronto soccorso e dei ricoveri dovuti all'uso di droghe. Dietro i numeri ci sono le vite, dicono gli operatori delle comunità di recupero. Ci deve essere più attenzione alle relazioni e alle dinamiche familiari per un rilancio delle sfide alle dipendenze. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo a parlare di sport.
Rientriamo all'interno del nostro TG Sicilia, nella seconda parte parliamo di sport, nello specifico parliamo del Catania che ha presentato il nuovo allenatore Luca Tabiani, l'ho intervistato per noi Marco Carli. Quando ha parlato del Catania l'ha definito come la ragazza giusta, quella che tutti si augurerebbero di incontrare. Luca Tabiani parla così della sua nuova squadra, di una società che ha messo il progetto in primo piano e ha parlato anche della responsabilità di allenare in questa piazza. Sapevo benissimo che Catania è una grande realtà, quindi sapevo benissimo della storia che ha avuto questa società, però sentirsi dire dalla società determinate cose dove comunque mettono davanti i valori umani, mettono davanti dei comportamenti, mettono davanti un'identità che ti richiedono, questo era successo al primo incontro e ho sperato veramente che la società potesse scegliere me come allenatore del Catania. Tabiani, che si è presentato in conferenza stampa con la dirigenza al gran completo, con il presidente Pelligra, la Di Grella e il DS Laneri, fa dell'identità di gioco il proprio forte. Presentato anche lo staff, come anticipato, fra i collaboratori ci sarà anche Stefano Agresti, un passato in Serie A come secondo di Zaccheroni. La mia idea è che quando percepisco che i ragazzi in campo si stanno divertendo vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro. Quindi nell'identità poi si usa questa parola e poi è una cosa che va molto scandagliata. L'idea appunto è che i ragazzi si divertano, che abbiano la voglia di mettere in difficoltà l'avversario, ripeto, sia quando ha la palla che quando non... Cioè quando abbiamo la palla che quando non abbiamo la palla. Quello fa capire che la squadra ha una bella identità, è propositiva, ha la voglia di incidere dentro la gara. Il ritiro da domenica a Zafferana, ci saranno anche i centrocampisti Rocca e Zammarini e gli attaccanti Popovic e Bocic. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:26. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.